La Commissione europea ha di recente concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di efgartigimod alfa come aggiunta alla terapia standard per il trattamento di pazienti adulti affetti da miastenia grave generalizzata, positivi agli anticorpi antiacetilcolina. Ne parliamo con il professor Renato Mantegazza, professore presso il Dipartimento di Neuroimmunologia e Malattie Neuromuscolari dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Professor Mantegazza, ci dice in poche parole che cos'è la miastenia grave generalizzata? Sì, la miastenia grave è una malattia autoimmune in cui ci sono autoanticorpi che vanno a interferire con la trasmissione tra nervo e muscolo e questa interferenza genera fondamentalmente due sintomi, la debolezza muscolare e una precoce esauribilità della forza muscolare. Quindi in questo senso, diciamo, è un prototipo di malattia perché si conoscono gli anticorpi che colpiscono gli antigeni e si conoscono molto bene alcuni degli antigeni della giunzione neuromuscolare. E professore, la Commissione europea ha da poco approvato un nuovo farmaco per la cura di questi pazienti. Ci spiega di che cosa si tratta e come agisce questo farmaco? Questo farmaco è un farmaco altamente innovativo, di fatto è un prodotto dell'ingegneria genetica, è un pezzo di anticorpo che ha subito delle mutazioni indotte chimicamente, che questa proteina, quindi prodotto in questo modo, è altamente affine per una proteina, un recettore che si chiama recettore FC neonatale, che è in realtà una molecola fondamentale nel controllare l'omeostasi dell'immunoglobuline nel circolo di qualsiasi essere umano. Quali sono i dati clinici che hanno portato all'approvazione di questo farmaco? Allora, abbiamo fatto diverse sperimentazioni cliniche, prima una fase 2, poi una fase 3, quindi con un incremento del numero di pazienti arruolati. Diciamo le quattro grosse diciamo, novità che vengono dall'uso di questo farmaco, intanto che è un farmaco molto selettivo perché colpisce solo l'immunoglobuline tipo G. È un farmaco che dà un miglioramento clinico, diciamo, apprezzato sia dai pazienti che dai medici in un termine molto consensuali. E inoltre è un farmaco che ha una rapidità di azione perché dopo 2 settimane si vedono già dei risultati clinicamente significativi e il massimo dell'attività viene esplicato dopo 4 settimane. Ultimo, ma non meno importante, è il fatto che questo farmaco, dagli studi di sperimentazione clinica, sembra avere un livello di diciamo, sicurezza molto elevato perché c'è una forte riduzione degli effetti collaterali, che invece sono molto presenti e sono quelli molto fastidiosi nel corso delle terapie immunosoppressive convenzionali. Per quanto riguarda l'efficacia, diciamo, possiamo vedere una efficacia circa del 70% nei pazienti e dobbiamo considerare che le sperimentazioni sono state fatte su pazienti che già erano in trattamento immunosoppressivo, quindi questa era una add-on therapy e quindi vuol dire che ha ridotto considerevolmente il numero di pazienti che non sono responsivi. Per quanto riguarda gli effetti collaterali sono sostanzialmente degli effetti legati a infezioni delle vie aeree superiori,
ma molto transienti e di scarsissima problematicità dal punto di vista così, della gestione internistica del paziente. Qual è la sua esperienza con questo farmaco, professore? Ma l'esperienza, diciamo, è molto buona. Vediamo che i pazienti in realtà hanno un'alta compliance a questo tipo di proposta, proprio per la rapidità e la possibilità, appunto, di non avere troppi effetti collaterali. Noi stiamo continuando su un progetto di Early Access Program di questo farmaco e abbiamo potuto notare che effettivamente la stragrande maggioranza dei pazienti va bene. Tra l'altro abbiamo pazienti anche con diciamo anticorpi diversi da quelli che erano quelli originari degli studi in realtà anche in questi pazienti il farmaco funziona, quindi diciamo è sicuramente un farmaco molto, molto interessante dal punto di vista dell'uso in cronico. E quindi, professore, che posto occuperà nella terapia di questi pazienti? Questo dipenderà molto naturalmente dal costo. Perché purtroppo noi dobbiamo fare riferimento anche a questa problematica. Tendenzialmente potrebbe diventare un farmaco addirittura di prima scelta. Teniamo conto del fatto che questo farmaco è uno dei primi farmaci che è stato registrato in maniera specifica per questa malattia. Tutti gli altri farmaci che noi stiamo usando e che sono molto usati, in realtà sarebbero cosiddetti off-label. Quindi il potenziale è molto elevato e naturalmente bisognerà capire, come, ci si inserirà, a livello regolatorio nella gestione di questa innovazione terapeutica. Io penso che l'altra cosa che è importante è che se queste indicazioni che io continuo a considerare iniziali si mantengono, diciamo così, nel tempo, è probabile, è possibile che noi avremo una sostanziale riduzione dei costi indiretti nella gestione dei pazienti, sia sul numero di ricoveri ospedalieri, sia sul numero di ricoveri in terapia intensiva e su tutto quello che poi è, diciamo così, la medicina da banco che inevitabilmente è associata alla gestione di un paziente complesso.